auto obsolete del monovolume? E chi l'ha detto? Guardate qui. Mentre le concorrenti abbandonano il campo, sopraffatte dalle SUV o nel migliore dei casi vivacchiano sul mercato, la BMW Serie 2 Active Tourer rilancia in grande stile con una seconda generazione che dentro è completamente rivoluzionata. Si arriva qui partendo dal 2014, quando è iniziata la storia dell'Active Tourer. Quasi un salto nel buio per la BMW, che prima di allora non aveva mai osato proporre una MPV. E tra il pubblico non mancavano certo gli scettici, anche perché la Serie 2 ha introdotto nella gamma BMW la trazione anteriore. Insomma, due tabù infranti in un colpo solo. E invece adesso siamo al secondo atto, che cambia decisamente il registro nello stile. La mise elegante ma un po' paludata della vecchia generazione lascia spazio a un look più dinamico, spoiler pronunciato, occhi vispi, i fari full LED sono di serie e frontale più scolpito. E non poteva certo mancare il doppio rene oversize, come si addice alle BMW d'oggi, con la mascherina che integra i radar degli ADAS. Insomma, se prima puntava su un fascino discreto, ora l'Active Tourer osa per catturare gli sguardi. È anche cresciuta un po'. È lunga 4,39 m, larga 1,82 m e alta 1,58 m. Il passo invece è rimasto invariato, 267 cm. Ma come detto, la vera rivoluzione è dentro l'auto. Venite a vedere. Praticamente si riparte da zero, di comandi fisici ne rimangono davvero molto pochi, tra cui ad esempio quello delle modalità di guida. Tutto il resto viene fagocitato dal doppio schermo di strumentazione infotainment, comandi del clima compresi. Sulla nuova Active Tourer sparisce anche il pomellone della iDrive. Sotto una superficie di vetro continua, il pannello curvo si sdoppia in due display, da 10,25 pollici per la strumentazione, configurabile, e da 10,7 pollici per l'infotainment. È una dotazione di serie, a differenza dell'head-up display. Con la nuova generazione dell'iDrive arrivano anche gli aggiornamenti da remoto, l'assistente personale intelligente, la navigazione con realtà aumentata e la connettività 5G. Un'altra caratteristica degli interni è la piastra per la ricarica wireless dello smartphone in posizione verticale, con il telefono che si può fermare. In seconda fila lo spazio non manca, in larghezza ma soprattutto sopra la testa, ma anche le gambe e le ginocchia trovano il loro posto comodamente. Ci sono poi due prese USB per la ricarica dello smartphone. C'è poi una buona dose di versatilità data dagli schienali, che sono regolabili in differenti inclinazioni come caratteristica di serie, mentre è optional il divano che scorre in avanti. Le regolazioni permettono di aumentare alla bisogna la capacità del bagagliaio, che varia a seconda delle versioni. Quelle elettrificate perdono un po' di capacità per la presenza delle batterie. In ogni caso, con i 5 posti in ordine, il baule va da un minimo di 406 a un massimo di 470 litri dichiarati. La gamma di motorizzazioni, con cambio doppia frizione a 7 rapporti sempre di serie, è varia. 3 benzina, di cui 2 mild hybrid a 48 volt, con potenze da 136 a 218 cavalli. Resiste il diesel, nella versione 218D da 150 cavalli. Le ibride plug-in, dove il 3 cilindri benzina fa coppia con un motore elettrico, sono a trazione integrale. Le potenze? 245 cavalli per la 225e xDrive e 326 cavalli per la 230e xDrive. Entrambe promettono fino a 80 km di autonomia emissioni zero. L'assistenza alla guida raggiunge il livello 2 della scala SAE. A quando l'appuntamento nelle concessionarie? Si va al 2022, febbraio per le versioni più tradizionali, a gasolio e a benzina, mentre bisognerà aspettare l'estate per le ibride plug-in.